L'abbiamo detto in tutti i modi e l'ha detto autorevolmente Berlusconi anche nella lettera, ma l'aveva già detto in precedenza, che il testo così com'è non è votabile. In un Senato che viene più che dimezzato da 315 a 145, non è chiarissimo, il che va benissimo, su questo siamo d'accordo, talmente d'accordo che l'avevamo già fatto nel 2005, fu il Partito Democratico, Renzi incluso, a volerlo bocciare, questa riforma del 2005. Comunque, ma un Senato che vede più che dimezzati i senatori, però i nominati dal Presidente della Repubblica si moltiplicano per più di 5, i senatori della Valle d'Aosta si moltiplicano per 6, i senatori del Molise si moltiplicano per 3, aumentano i senatori del Trentino Alto Adige, i 100.000 abitanti della Valle d'Aosta contano quanto i 10 milioni della Lombardia o i 5 milioni della Campania. Il Presidente della Repubblica da solo nomina più senatori che i 26 milioni di italiani che però abitano, quello era già stato un po' rivisto, regioni, quello dei 21. No, non è rivisto. Cioè, il se problema è quello, che, dice, se è quello. Il problema è che il governo ha voluto approvare questo disegno di legge governativo, che porta, è vero, porta solo le firme di Renzi e, di, e del ministro Boschi. Però è quello che è presentato a nome del governo, non è dai deputati, che infatti non è deputato Renzi, ma dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle Riforme a nome del governo, e hanno presentato questa roba che francamente è una cosa veramente inaccettabile, è una mostruosità dal punto di vista costituzionale. Ne aggiungo un'altra, gli abitanti dei comuni che si trovano ad essere capoluoghi di regione hanno il privilegio di eleggere il sindaco che è contemporaneamente senatore. Non si capisce perché, non si capisce perché il sindaco di Aosta, bella e prestigiosa città e rispettabilissima, con i suoi 34.000 abitanti debba essere per forza senatore, quando tra l'altro non ha nulla di più il suo comune, i suoi quindi, abitanti insomma, degli altri, mentre i cittadini di Catania con i suoi 300.000 abitanti non hanno un sindaco, non hanno un sindaco senatore. È una cosa veramente incredibile che sia stato portato in Parlamento una cosa di questo genere. Se poi, se ci sono aperture, noi fin dall'inizio siamo stati disponibili e abbiamo accettato i punti preliminari, anche se la questione del Senato non elettivo era tutt'altro che tra le nostre priorità, per come si dice, tutt'altro che tra le nostre preferenze. Aggiungiamo che se davvero si vuole fare una riforma, non si può dire come fa Renzi sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ci pensiamo dopo. Se vuole dire no, ha tutte le possibilità di dire no, ma dire lo facciamo dopo vuol dire non lo facciamo mai, perché tu non puoi cambiare 40 articoli della Costituzione e poi per questa questione del Senato e argomenti connessi e poi ricambiarne più o meno altrettanti per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Dica chiaro sì o no, non sarebbe male nella sua posizione specialmente.